Tornati a una nuova puntata del corso Educa Italia, l'Italia che educa. Oggi parliamo di alcuni luoghi pubblici, quei tanti luoghi pubblici che noi vediamo quando percorriamo le strade delle nostre città e di alcuni locali e luoghi di svago. Guardiamo queste immagini una per una. Ecco una scuola. Ecco un'università. Ecco una banca. Ecco un cinema, ecco un ristorante, ecco un bar, ecco un museo, un ospedale, una biblioteca, una libreria una palestra una piscina una discoteca Proviamo ora a scrivere alcune frasi con alcune delle nuove parole che abbiamo appena visto. Cominciamo. Per leggere un libro vado in biblioteca conosciamo già questa forma è un articolo indeterminativo, è l'articolo indeterminativo maschile dell'italiano, un, anche uno è un articolo indeterminativo ma qui abbiamo un, e cominciamo a guardare questa parolina, ci torneremo fra un po'. Vediamo un'altra frase, ieri, Sono andata in libreria. Abbiamo la stessa parolina. Di cosa parliamo? Parliamo di preposizioni. Più esattamente parliamo di preposizioni semplici. Le preposizioni semplici dell'italiano sono nove. Vediamo: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Ora ripetiamole insieme. Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Ora le scriviamo tutte e nove. Di? da in con su per tra fra Ripetiamolo ancora una volta insieme: di, a, da, in, con, su, per, tra, e fra. Scriviamo qualche altra frase con alcune di queste preposizioni. Domani Davide andrà a scuola di Pomeriggio quella è la preposizione, eccola. È una delle nove preposizioni semplici che abbiamo appena visto. In italiano, oltre alle preposizioni semplici, ci sono altre preposizioni. Sono Preposizioni composte da una preposizione semplice e da un articolo. Queste preposizioni si chiamano preposizioni articolate. Vediamone alcuni esempi: del, al, nelle, dalla, nei. Scriviamo ora insieme alcuni esempi di frasi che presentano preposizioni articolate. Stasera vado al, al cinema. con un amico. Vedete? Questa è una preposizione semplice, ormai la conosciamo, questa è una preposizione articolata, formata dalla preposizione semplice A e da un articolo e cioè dall'articolo determinativo il, il risultato è al... Facile, no? Vediamo qualche altro esempio. Ricordate, ancora una volta, una preposizione articolata è composta da una preposizione semplice e da un articolo. Dicevo, vediamo un altro esempio. Lucia oggi è andata alla posta. Eccola la preposizione articolata formata dalla preposizione semplice a e stavolta dall'articolo determinativo la. Il risultato è appunto alla. Vediamo ora queste immagini. Un ufficio Turistico, un teatro, un'ambasciata, una stazione, un aeroporto. Abbiamo visto altri luoghi. Proviamo a giocare un po', a esercitarci un po'. Sui luoghi e sulle preposizioni che possono essere accompagnate ad alcuni di questi luoghi, scriviamo qualche esempio. Andare all'aeroporto. Ecco, siamo di fronte a una preposizione articolata. Qui avremmo allo. Ma lo sappiamo, l'apostrofo segnala la caduta di una vocale segue una parola che inizia per vocale, quindi allo diventa al. Allo è un'altra preposizione articolata formata dalla preposizione semplice a e dall'articolo determinativo lo. Il risultato è allo. Oppure, come in questo esempio, al. Ma posso anche dire, in. Aeroporto. Quindi la parola aeroporto può essere preceduta o dalla preposizione articolata al o dalla preposizione semplice in. Se io dico per esempio ora. Mi trovo in aeroporto. Questo uso è più familiare rispetto all'altro, ma è consentito dalla nostra lingua. Facciamo qualche altro esempio di preposizioni semplici e articolate abbinate ad alcuni dei nomi di luoghi pubblici o di svago che abbiamo visto. È molto importante usare bene le preposizioni perché sono molto molto usate nella lingua italiana. Vediamo gli esempi. non siamo ancora partiti dall'aeroporto Ecco, qui abbiamo un'altra preposizione articolata formata dalla preposizione semplice da più l'articolo lo. Il risultato è dallo. In questo caso, come prima, dal più la parola aeroporto e l'apostrofo segnala la caduta della vocale. Un altro esempio ancora. Elena va a... teatro almeno una volta al mese Qui abbiamo due esempi interessanti. Questa è una Preposizione articolata, sempre a più il, e il risultato è al, e questa è una preposizione semplice, seguita dalla parola teatro. Quindi Elena va a teatro. Mm? Abbiamo un altro esempio di abbinamento tra, tra una preposizione semplice e una parola di quelle che abbiamo visto, in questo caso teatro. Vediamo ora qualche altro esempio di abbinamento tra preposizioni semplici e parole che indicano luoghi pubblici, locali o luoghi di svago, che ci aiutino a capire bene come ognuno di questi luoghi può essere abbinato a preposizioni come quelle che abbiamo visto. Vediamo. L'ufficio turistico è in piazza. Il teatro è in centro. Silvia parte da Roma. Facciamo ancora qualche altro esempio sulle preposizioni e prendiamo come esempi di verbi, in questo caso, verbi di movimento. Ne abbiamo già parlato, un verbo di movimento è andare, un verbo di movimento può essere partire oppure tornare. Vediamo alcuni esempi con questi due verbi, partire e tornare. Cominciamo da partire e proviamo a coniugare il verbo partire al presente indicativo. Io parto, tu parti, lui, lei parte, noi partiamo, voi partite loro partono. Il verbo è della terza coniugazione, partire, come dormire. Facciamo ora la stessa cosa per il verbo tornare, presente indicativo. Ripetiamo insieme. Io torno, tu torni, lui, lei torna, noi torniamo, voi tornate, loro tornano. Il verbo, in questo caso tornare, è della prima coniugazione. Proviamo a fare un altro esercizio. Conosciamo andare, ripetiamo intanto il presente indicativo di andare. Io vado tu vai lui lei va noi andiamo voi andate loro vanno ricordate un verbo irregolare ora vediamo il passato prossimo del verbo andare il verbo andare in questo caso è retto dall'ausiliare essere e quindi io sono andato tu sei andato lui è andato oppure io sono andata tu sei andata lei è andata. E ancora, noi siamo andati oppure andate. Voi siete andati oppure andate. Loro sono andati oppure andate. Facciamo la stessa cosa per i due verbi che abbiamo detto, partire e tornare due verbi di movimento, due verbi intransitivi, ricordiamo la distinzione tra verbi transitivi e verbi intransitivi, due verbi che si coniugano come andare. Facciamo ora il passato prossimo del verbo partire. Io sono partito o partita, Tu sei partito o partita. Lui è partito o lei è partita. Noi siamo partiti oppure partite. Voi siete partiti oppure partite. Loro sono partiti oppure partite. Scriviamo insieme ora il passato prossimo del verbo tornare. Sono tornato, oppure tornata, Sei tornato oppure tornata. E tornato oppure tornata. Siamo tornati oppure tornate siete tornati oppure tornate sono tornati oppure tornate ripetiamolo insieme sono tornato Oppure tornata sei tornato oppure tornata è tornato oppure tornata siamo tornati oppure tornate siete tornati oppure tornate Sono tornati oppure tornate. Vediamo ora qualche esempio del verbo partire e del verbo tornare abbinati alle preposizioni di cui abbiamo parlato. Sono tornato da Roma. Ecco la preposizione semplice seguita dal nome di città. Tornare da un luogo, in questo caso tornare dalla città di Roma. Oppure sono partito per Roma. Vedete? È un'altra preposizione semplice. Tornare da una città, partire per una città, la stessa città, Roma. Facciamo quest'ultimo esercizio. Provate a riempire gli spazi vuoti con le preposizioni corrette. le soluzioni. Io vado in piscina, Giada va in biblioteca per studiare, Gaia parte per Genova, Peter viene da Londra. La nostra lezione termina qui, mi raccomando fate gli esercizi, ripassate quello che abbiamo visto oggi, ci vediamo la prossima volta, a presto.